Noi dobbiamo continuare come abbiamo fatto fino ad oggi, lavorando con serietà, con umiltà, pensando che ogni partita è quella più importante, quella che arriva, e prepararla al meglio, andare in campo concentrati, attenti, perché ovviamente in Serie A non ci sono avversari facili, lo si è visto. E quindi che da ogni partita dobbiamo pensare a fare la miglior prestazione possibile per portare a casa punti. Colantuono è bravo e ha 4 anni di lavoro con questa squadra, in questo ambiente, un gruppo di giocatori che si conoscono bene, giocano da anni insieme e ogni anno hanno inserito anche degli elementi di qualità, esperienza. Quindi necessariamente in un ambiente difficile, quindi necessariamente il Palermo è chiamato a fare una grande partita per portare a casa il risultato, insomma, perché dovremo affrontarla con personalità, con organizzazione, con spirito giusto, perché insomma ci sono tutte in questa partita tutte le difficoltà del caso, quindi ci dobbiamo preparare bene. Sono partite delicate, un po' come lo scorso anno quando andammo a Crotone, no? Proprio alla vigilia sotto Natale, alla vigilia dell'ultimo dell'anno, dopo le feste, prima delle feste. Sono sempre partite delicate, difficili, perché magari vuoi o non vuoi, sono gare che ti portano al primo stacco, al primo step, dove hai spinto tantissimo, hai dato tanto. Noi abbiamo fatto dal ritiro ad oggi un grande lavoro sotto l'aspetto della tenuta fisica, dell'intensità, e questo d'altronde è il nostro calcio, non possiamo fare altrimenti. Ed è chiaro che siamo chiamati ancora a buttare in campo tutte le energie che abbiamo rimaste in questa partita, sia fisiche che mentali che nervose, per cercare di fare una partita importante. Ecco. Poi avremo modo di ricaricare un attimo e ricaricare le batterie e ripartire. Ecco, quindi questo è proprio a livello anche mentale, come dicevo ai ragazzi, ci vuole quel qualcosa in più, no? Che dobbiamo mettere per tutti. Noi siamo una squadra al di là di tutto, ormai l'avete capito, l'abbiamo capito, che porta due attaccanti, due interni di centrocampo, due esterni, a presidiare la tre quarti avversaria, l'area di rigore avversaria nel momento in cui andiamo a offendere. È chiaro che nel momento in cui facciamo questo qualcosa possiamo anche andare tra virgolette a concedere, però è un modo di attaccare, una mentalità, non vuol dire con quante punte giochi, 5 punte, l'abbiamo detto più volte, no? Ma con quanti uomini accompagni l'azione della manovra d'attacco, con quanti vai a presidiare l'area di rigore avversaria e soprattutto avendo, non volendo dare con gli attaccanti dei punti di riferimento precisi. È chiaro che in questo senso portiamo molto i nostri esterni e centrocampisti dentro l'area di rigore. Qualche volta possiamo rischiare, ma più passano le giornate, più stiamo ricercando il particolare che può farci ancora migliorare ancora di più. Però dobbiamo riconoscere, insomma, che in qualche circostanza ci sono stati più errori individuali che non di organizzazione o di reparto, e quindi questi però possono capitare. E purtroppo li possiamo fare noi, ma li fanno anche gli altri.